Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Vediamo oggi 5 nomi nascosti al Fantacalcio, quindi giocatori che non tutti punteranno, che però possono rivelarsi molto utili in un'asta di riparazione dove la maggior parte dei fantallenatori potrebbe essere concentrata sui pochi big che ci sono all'asta. Per cui questi nomi che andiamo a fare in questo video possono andare molto sotto traccia, magari soprattutto se chiamati per primi. Prima di iniziare, come sempre, lasciamo un bel like per supportare questo video. Se non siete iscritti, mi raccomando, l'iscrizione è importantissima per non perdervi tutti i contenuti che usciranno su questo canale a tema Fantacalcio. Parliamo solo di Fantacalcio, per cui cosa buona e giusta è iscriversi al canale. Poi, per chi vuole, ricordo che ci sono anche gli abbonamenti al canale. Si parte da 99 centesimi, tantissimi vantaggi, tra cui risposta garantita e priorità nel live, ma anche file delle fasce costantemente aggiornato per l'asta di riparazione. Poi vi ricordo un appuntamento importantissimo già questa sera alle 18 live con il grande Recossa, quindi ragazzi vi aspetto numerosi e domani faremo nuovamente la live sempre con Recossa a partire dalle 18:45. Questa sera invece dalle 18:45 troverete invece me sul canale di Recossa perché ci sarà lo switch fra i due canali. Quindi sostanzialmente vi aspettiamo. Vi invito poi anche a scaricare l'app OneFootball, la migliore app per restare aggiornati su tutto il mondo del calcio e di conseguenza anche del fantacalcio. Trovate interviste, curiosità, partite, aggiornamenti in temporale delle partite e highlight delle partite, il calciomercato, insomma, tutte le notizie utili per restare aggiornati sulla propria squadra del cuore, ma anche sulla squadra al fantacalcio. Trovate il link per scaricare questa fantastica app gratuitamente in descrizione. Partiamo ora, ragazzi, con i nomi nascosti. Vado con ordine. Parto dalla difesa e finisco all'attaccante. E il primo nome è Nicolau, difensore centrale dello Spezia, che nello scacchiere di Mister Gotti è un titolarissimo, tant'è che quando è stato disponibile lo ha sempre utilizzato. È anche un uomo importante all'interno dello spogliatoio, un uomo chiave, uno dei capitani della squadra. Nella prima parte di stagione non ha demeritato, in molte leghe è anche svincolato, perché sappiamo bene, ad inizio anno andiamo tutti alla ricerca della super titolarità quando andiamo a puntare su un profilo del genere. E purtroppo, tra qualche voce di mercato, il suo nome è andato un po' perduto perché appunto si pensava ad un possibile futuro di Nicolau lontano dalla Liguria. E di conseguenza si avevano dei dubbi sulla sua titolarità. Così non è stato, alla fine è rimasto allo Spezia, giocatore titolare che possiamo acquistare anche ad un credito all'asta di riparazione perché non è puntato da tantissimi fantallenatori, ma facciamo attenzione perché è un super titolare e alla luce della cessione di Kivior il suo posto è sempre più saldo perché la sua leadership sarà fondamentale per lo Spezia. Poi comunque è un difensore di Mister Luca Gotti, me lo prendo tutto assolutamente al fantacalcio, visto che se c'è una cosa che sa far molto bene Gotti è gestire la fase difensiva. Ovviamente non dobbiamo aspettarci chissà cosa da Nicolau al fantacalcio, perché è un difensore centrale non troppo avvezzo al bonus. Non è per media voto uno di quei difensori centrali che ci porta ogni volta a casa il 6 e mezzo fisso, ma comunque è un difensore affidabile perché nelle partite giuste, nelle partite abbordabili, nelle partite in cui lo Spezia può fare risultato, difficilmente lui tradisce. Secondo nome nascosto di questo video è Yen, difensore centrale del Verona, arrivato nelle ultime ore del mercato estivo e già da ora si sta parlando di una possibile cessione di questo giocatore. C'è stato infatti l'interesse del Torino, però in questo momento dovrebbe comunque rimanere al Verona fino al 30 giugno del 2023, quindi dovrà concludere la stagione in maglia scaligera. Fin qui la sua stagione è stata travagliata, divisa anche in due, possiamo così dire, e la media voto lo testimonia, perché ha sofferto oltremodo il rendimento negativo della sua squadra nella prima parte di stagione. E tant'è che oltre a rimediare diverse insufficienze, in 12 presenze ha totalizzato già 5 cartellini gialli, un dato sicuramente allarmante anche per un difensore centrale. E questo era dovuto sicuramente ad un equilibrio mancante nel Verona, che ha costretto appunto il suo difensore centrale a rimediare a queste falle con un fallo da cartellino giallo. Adesso però già da qualche gara il trend sembra essere invertito.
e si stanno vedendo dei miglioramenti anche a livello di squadra. Il Verona infatti sta tornando ad esprimere un buon calcio e Yen ne sta beneficiando, anche perché in questo modo il Verona mette meno a rischio il suo difensore centrale a cattivi voti e anche ad ammonizioni. Aggiungiamoci anche che per caratteristiche può esaltarsi in termini di media voto, è un esempio chiaro, ad esempio il 7 portato in pagella nell'ultima gara contro il Lecce. Quindi colpo da fare ad un credito in questa asta di riparazione, o eventualmente se è stato preso, ma sono pochissime le leghe in cui Yen è stato già preso, si prenda gli scambi senza sacrifici. Un nome che comunque può tornare spesso utile, soprattutto in vista di un Verona che vuole premere sull'acceleratore per fare i punti, perché vuole tornare in zone sane di classifica ed uscire da quella zona rossa, la zona retrocessione in cui si ritrova. Quindi con un Verona che insegue un obiettivo importante e dovrà essere anche probabilmente impegnata fino all'ultimo, quindi fino all'ultima partita, fino al 4 giugno, potrebbe rivelarsi un giocatore molto utile al fantacalcio, anche in chiave motivazione. Terzo nome, un nome importante, Winks, ex Tottenham, arrivato come prezzo pregiato del calciomercato doriano di quest'estate, ma praticamente non ha mai giocato a causa di diversi infortuni. È un giocatore importante che vi avevo segnalato subito quando è arrivato quest'estate e a dimostrazione di ciò Stankovic, non appena l'ho avuto a disposizione, lo ha buttato nella mischia perché è un giocatore qualitativamente superiore. Già nelle primissime uscite ha avuto discreti risultati. Prestazioni in campo molto buone, soprattutto se si pensa che gioca in una squadra, la Samp, imbrigliata nella lotta salvezza. Come ben sapete gioca mediano, per cui non è di base un giocatore molto utile per il fantacalcio. Però può essere molto utile se prese ad un credito, se cercate un tappabuchi o un semplice titolare per completare il vostro reparto. E quindi a rinforzare a livello quantitativo il vostro centrocampo, soprattutto per le leghe numerose. Quarto nome, altro centrocampista, Blen. Una delle tante sorprese del Lecce di quest'anno. Un Lecce che ha saputo tanto far bene a cavallo tra il 2022 e il 2023. Per caratteristiche lui è un mediano, ma Baroni gli ha dato fiducia da mezzala. E attualmente, attendendo anche il pieno ambientamento di Malè, il posto di Blen dovrebbe essere assicurato come titolare. Non è propriamente un profilo da fantacalcio, perché non porta bonus, ma quando è stato schierato in campo non ha affatto deluso. In particolare è dalla 12ª giornata che è stabilmente titolare nel Lecce e oltre a ricevere poche ammonizioni ha una buona media voto, 6,09, ha ricevuto una sola insufficienza nell'ultimo turno contro il Verona, quindi un giocatore che ha performato veramente molto molto bene fin qui. Monitoratelo molto bene con attenzione, perché io personalmente in tutte le leghe che faccio non è stato acquistato da nessuna squadra, è svincolato ovunque. Quindi anche lui un centrocampista sostanzialmente tappabuchi, serve per aumentare il livello quantitativo del nostro centrocampo, lo si prende con pochi crediti anche ad uno che garantisce il voto, ma soprattutto quel voto è quasi sempre positivo. Ultimo nome, Manolo Gabbiadini. In qualche lega è svincolato, in altre no, è stato comunque preso quest'estate perché si tratta di un giocatore storicamente noto ai fantallenatori. Però da agosto ad oggi non è che abbia fatto un granché. Per quanto ho potuto vedere nelle ultime gare della Samp, il principale attaccante blu cerchiato però è lui. È quello destinato ad avere più minuti rispetto agli altri attaccanti. E soprattutto è quello ad essere meno sostituito. Fin qui ha segnato solo 2 gol in 17 presenze, un bottino molto molto misero. Ma se la Samp vuole salvarsi e quindi compiere l'impresa, sicuramente ci aspettiamo un apporto fantacalcistico più pesante da Manolo Gabbiadini. Non dobbiamo aspettarci la doppia cifra solo nel girone di ritorno, ma sicuramente un bottino tra i 4 e i 6 gol è sicuramente molto plausibile per un attaccante come lui e soprattutto per la condizione della squadra. La Samp ha bisogno di vincere e le vittorie arrivano anche tramite gol dei propri attaccanti, senza dimenticare comunque la questione rigori, perché lui potrebbe battere eventualmente rigori senza Quagliarella in campo, perché l'altro indiziato per calciare rigori è appunto Sabiri, che anche lui non parte sempre da titolare,
per cui potrebbe essere Gabbiadini il primo rigorista in caso di assenza di Fabio Quagliarella. Nella povertà che c'è nel reparto offensivo delle nostre liste svincolati, quindi Manolo Gabbiadini può essere un buon colpo da piazzare in attacco. E fate attenzione, se è stato già preso, ad oggi in uno scambio si può prendere, non ha grandissima considerazione proprio perché ha fatto solo 2 gol in 17 partite e quindi si può prendere senza cedere giocatori molto validi. E fate anche attenzione perché magari qualcuno lo svincolerà anche. Bene ragazzi, per il video di oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, lasciamo un like al video se vi è piaciuto, se non siete iscritti mi raccomando ad iscrivervi e noi ci vediamo al prossimo video.